L'Accademia Patafisica presenta il vero spettacolo della patafisica, giusto? Della patafisica. Il regista Antonio Cervigni, che ha avuto questa brillante idea meravigliosa di portare in scena un testo straordinario di Boris Vian, di cui lui è un grande cultore. Tutti al macello, sarà rappresentato il 9 e 10 gennaio al Teatro Brancaccini di Roma. Ed è uno spettacolo che abbiamo messo in scena già da qualche anno e lo riproponiamo per il Palco Romano. Tutti al macello è una commedia patafisica, ovvero che adotta la scienza delle soluzioni immaginarie. È una commedia musicale, perché all'interno dello spettacolo verranno proposte, interpretate dal vivo, moltissime canzoni di Boris Vian riadattate in italiano, e i più grandi titoli del repertorio di Boris Vian, che oltre ad essere uno straordinario creativo della scrittura, era anche uno straordinario creativo della musica. Un grande jazzista. Esattamente. E per dire qualcosa di Tutti al macello, Tutti al macello è una commedia molto strana, surreale, di cui abbiamo una diapositiva. Esatto, una diapositiva. La madre che più di una volta sbatte le uova dentro un elmetto tedesco. Per fare una frittata bisogna pur rompere qualche uovo. E è tutto ambientato ad Arromanche, un paesino posizionato lungo la spiaggia della Normandia, durante lo sbarco in Normandia, per cui a casa di questo scorticatore molto cortese, il padre di famiglia, arriveranno tutta una serie di personaggi più o meno strampalati direttamente dalla spiaggia, dove in quel momento americani e tedeschi si stavano facendo la guerra. È una commedia macabra in qualche maniera, ma molto divertente, e le atmosfere che si respirano sono delle atmosfere molto umide, direi. Molto umide. L'odore di zolfo. Colpi di fucile, proiettili, le vacche stirate e messe poi. Personaggi strampalati, come ha detto il nostro regista, che entrano, personaggi strampalati che accolgono in una dimensione folle, che è l'unica via di fuga da una realtà che è ancora più folle della follia vera. Quindi la surrealtà è più accettabile di una realtà terrificante come quella della guerra, che capovolge le regole del mondo, le regole sociali, le regole della famiglia, mentre quella famiglia cerca appunto in tutti i modi, nella perdita assoluta della regolarità dei legami, di mantenere invece la regolarità, giusto? Giusto! Pensa che quella che ha detto questa cosa è la più pazza di tutti. Esatto. Esattamente. In tutto ciò è un'atmosfera assolutamente esilarante e comica, e devo dire orchestrata in maniera geniale dal suddetto regista, che conoscendo bene la materia è riuscita a renderla teatrale e fruibile ad un pubblico di ogni tipo. Grazie mille, mi tolgo lo scalpo. Bisogna anche aggiungere che in Tutto il macello abbiamo l'onore di avere delle guest star di eccezione: la madre che è la Platania, poi ci sarà Enrico D'Amore nel ruolo del soldato americano, anche un po' francese, nel ruolo anche di una biondina, e Mary Ferrara, il mago Lea Paris, il padre che è un protagonista, che è Zentuni, con una compagnia che è a metà fra appunto l'Accademia Patafisica, la compagnia delle Tattoo Pose, con cui l'Accademia ha presentato già diversi spettacoli, quindi in questo senso è comunque anche una prima volta teatrale per alcuni
dei partecipanti insieme a professionisti e diciamo anche amatori, appassionati, che però è molto che invece calca la scena, quindi anche un esperimento da questo punto di vista. E non è una centrifuga confusa, ma un frullato cremoso e saporitissimo di un tipo di teatro che è un po' desueto, che non si vede molto sui palchi, ma che secondo me può essere apprezzatissimo perché ricorda anche molto le tematiche, le, diciamo, le suggestioni di un certo cinema di autore. Bene. Ho detto bene? Bene, bisogna aggiungere una cosa: tutte le musiche saranno interpretate e soprattutto suonate dal vivo dal maestro che gli amanti del musical conoscono bene, Simone Martino, grande compositore. Per cui non potete perdere Tutti al macello al Teatro Brancaccino di Roma il 9 e 10 gennaio. Possiamo dire anche gli altri nomi? La supervisione di Maria Laura Battaglia, ovviamente, perché in quanto direttrice dell'Accademia e grande esperta. Poi ci saranno Daniela Domizzi, Elisa Graziosi, Elisa Graziosi, Maria Giuseppina Salciccia, Carlo Maceratini, Asia Angelini, Paolo Leschini, Giorgio Gentili, Fabio Caporaletti, Heinz, Michele Mobili. Poi personaggi veramente un cast di quasi 20 persone. Sì, quasi 20 persone sul palco. E Jacopo Pizzichini, un altro soldato che pure lui entra un po' strampalato. E basta. Credo che abbiamo nominato tutti. La vicina, una gentile collaborazione di Marcello Sindici per le luci, e anche il maestro Nobili ha collaborato per un acting coach su alcuni personaggi, per cui ci siamo avvalsi anche della collaborazione del maestro. Che altro dire? Basta, venite a vedere. Dovete venire a teatro. Dopo la Befana arriva la madre, quindi non si può mancare. E attenzione alle vacche, perché si stirano e poi... Ciao Claudia, grazie. Come des oiseaux.